In questo tutorial andiamo a vedere invece come utilizzare un template HTML all'interno del nostro progetto. Per prima cosa, allora, entriamo nel nostro codice. Scusate un attimo che devo posizionarlo. Ok, entriamo nel nostro codice. Qua nella root del nostro progetto creiamo una cartella chiamata templates. Al suo interno andiamo a creare un file chiamato index.html. Una volta fatto, andiamo nel file settings all'interno del nostro progetto, quindi qui settings py, e andiamo qui dove c'è template all'interno di dirs. Andiamo ad aggiungere il nome della cartella che abbiamo appena creato, templates. Una volta fatto questo, possiamo andare nella nostra view all'interno di appunto della nostra app blog view. Allora, innanzitutto possiamo dare una sistemata qui, quindi questo non ci serve più perché utilizzeremo direttamente la variabile postList che abbiamo qui. Quindi questo lo togliamo. Poi, una volta fatto questo, importiamo la libreria render, quindi from django.shortcuts import render. Qui togliamo http response e facciamo render, aperta parentesi, request, virgola, il nome del nostro file html, virgola, e dovremmo mettere appunto il nostro post list, ma in realtà dobbiamo creare una variabile chiamata context all'interno di questo context. Apriamo una quadra, in questa quadra mettiamo appunto post list, il nome della variabile dell'array che vogliamo passare al nostro template, e richiamiamo appunto post list. Facciamo in questo modo perché facendolo in realtà qua possiamo mettere più oggetti da passare al template, quindi se avessimo una seconda query su un altro differente model, non ci basterebbe che fare così, appunto, richiamare il model. Questo penso potremmo chiamarla comments, e appunto possiamo ripassargliela qua in modo che sul nostro progetto, appunto, poi sul nostro template possiamo appunto passargli più elementi, e quindi qua gli passiamo appunto il nostro context. Ok, quindi in questo modo stiamo passando sia l'array post list che l'array comment, per differenziare ovviamente. Se avessimo più modelli qua metteremmo un secondo modello magari chiamato commenti eccetera. Ora, siccome non l'abbiamo creato, ci duplichiamo questo per comodità. Una volta fa, mai qua possiamo mettere che vogliamo vedere solo quelli non pubblicati. Quindi mettiamo false. Quindi abbiamo comment list, post list. Li passiamo al template tramite context. Quindi se ora andiamo nel nostro template, nel nostro file index.html. Un attimo, creare demo template. Qui andiamo a creare il nostro body, e allora ora qui se vogliamo appunto possiamo passargli la variabile post list. Andiamo a vedere che succede. Porta 8000. Come vedete qua abbiamo il nostro query set. Ora ovviamente andiamo un attimo ad abbellirlo, quindi per farlo andiamo a creare un H1 che sarà il nostro titolo e un P che sarà il nostro commento, la nostra descrizione, e magari sotto gli andiamo a mettere l'immagine, quindi img src, ok,
qua li mettiamo appunto slash media e dopo gli andremo ad aggiungere le variabili. Ora vabbè, vogliamo fare una roba semplice, quindi diamo with 200 px, dopo andremo a vedere come passargli anche i CSS, eccetera. Ora, per farlo questo dobbiamo appunto metterlo in loop. Il loop in Django si fa attraverso questa scrittura appunto per aperta graffa, percentuale. All'interno possiamo mettere for post in post list. Qua magari andiamo a mettere una linea di separazione HR e qua sotto andiamo a chiudere il ciclo for, quindi end for, quindi tramite il comando end for. Una volta fatto questo, qua andiamo a mettere appunto il nostro titolo, quindi due, e all'interno del template si fa appunto attraverso le due graffe, quindi post.titolo. Qua gli mettiamo post.description, qua gli dobbiamo mettere l'image, quindi mettiamo la variabile post.image, ma magari qua se vogliamo possiamo mettergli anche la data di pubblicazione, quindi mettiamo un H5 pubblicato. Pubblicato il due punti post.pub date, e quindi qua dovremmo esserci, andiamo a vedere, aggiorniamo e come vedete qui abbiamo il nostro template appunto all'interno del nostro, abbiamo appunto i nostri dati inseriti all'interno di un template HTML. Ora appunto andiamo a vedere con il nostro invece, mai questo, aspettate, questo possiamo chiamarlo appunto post pubblicati, e qua lo mettiamo H2 e ora se vogliamo allora qua possiamo anche andargli a mostrare i post non pubblicati, quindi post non pubblicati, ovvero la seconda query che abbiamo che abbi gli abbiamo passato. Io l'ho chiamata comments list, perché solitamente nei blog c'è appunto il blog, i commenti, ma siccome non abbiamo creato nessun modello per i commenti, utilizziamo il post, cambiandogli solo appunto la variabile active true o false attraverso il filtro. Quindi non ci resta che praticamente duplicare tutto questo. Ma cambiargli qui invece che post list, gli mettiamo comment list. Aspettate che separo un attimo per rendere più chiara la cosa. Quindi ora se andiamo qua sotto, boom, post pubblicati e post non pubblicati. Qui l'immagine non c'è perché non l'abbiamo caricata. Perché come vedete non l'abbiamo caricata, possiamo andare a caricarla, vediamo se abbiamo una a disposizione, immagini. Ok, carichiamo una che avevamo già caricato. Salva. Ok, torniamo di qua. E ok, qua come vedete abbiamo appunto i nostri dati caricati. Ora prima di chiudere vi faccio vedere una seconda cosa, ovvero come poter estendere il template e rendere riutilizzabili alcuni componenti. Ad esempio il titolo. Appunto scusate, mi ero suonato il telefono. Stavamo dicendo come estendere il template. Per farlo basta creare un secondo file. Con estendere il template intendo appunto creare delle parti che sono fisse e delle altre appunto che possono essere cambiate, quindi a rendere un po' più il tutto riutilizzabile. Quindi mettiamo che vogliamo tenere un header e un footer sempre identici. Ok, creiamo un attimo il footer.
footer, ma vogliamo anche aggiungergli. No, ok, questo il footer così lo vediamo dopo, ma ok, quindi mettiamo che vogliamo l'header del test dove poi del template dove poi gli passeremo anche tutti i CSS, JavaScript, eccetera. Vogliamo tenerlo appunto sempre uguale. Lo cancelliamo da qua, lo andiamo a mettere in un file qui chiamato base.html, lo incolliamo qua, andiamo ad aggiungergli il body perché in realtà anche il body non ci serve di qua. Ok, scusate, mi sono un attimo in... sono una... oh, ok, allora qua abbiamo il body, qua abbiamo l'head, qua dobbiamo mettergli l'HTML. Dobbiamo mettergli l'HTML, questo lo spostiamo all'interno di HTML. Ok, quindi qua allora dobbiamo togliere anche qua il body, togliamo l'HTML e anche questo lo togliamo. Quindi abbiamo questo componente qui e noi vogliamo che appunto questa parte qua sia sempre riutilizzabile. E quindi per farlo dobbiamo dirgli che i dati delle varie pagine che creiamo devono essere caricati all'interno del body. Per farlo creiamo un blocco chiamato block content. Qua andiamo a chiudere il block content. Ora torniamo nel nostro template. Gli aggiungiamo la funzione, ops, la funzione extends base.html. Poi qua gli diciamo che questa parte deve essere caricata all'interno appunto del block content, quindi ricreiamo qua la sezione il blocco content. Qua mi mettiamo appunto end block, fine del block, quindi praticamente tramite il riferimento block content e il comando extend base andiamo ad implementare il componente base HTML all'interno del file index.html. Quindi fatto questo, andiamo a vedere se tutto funziona. Ci dà errore, block tag with nick can't appear more than once. Ok. Poi devo mettere end block ovviamente. Ok, ora dovrebbe andare. E appunto qui abbiamo appunto creato un componente riutilizzabile. Ora, un altro componente riutilizzabile mai può essere il menu o qualsiasi altro oggetto. Ad esempio, mettiamo che vogliamo riutilizzare il footer. Possiamo creare qua nel nostro template una cartella chiamata components. Qua gli andiamo a mettere un file chiamato footer.html e magari mettiamo anche un file header.html. Ok, ora creiamo un div. Ora, questo qua lo stiamo facendo un po' alla svelta, poi nel prossimo template vi farò vedere come caricare i CSS. Quindi qua gli diamo background color C. Prendiamo una larghezza del 100%. Ok, background color, ok. Width 100%. Mettiamo H1 e diciamo appunto che è l'header. Stessa cosa facciamo con il footer. E qua diciamo che è il footer. Poi torniamo qua su base HTML. Ups. All'interno del body lo richiamiamo i due componenti, quindi includes components
header.html e sotto qui andiamo a mettere il footer di footer.html, andiamo a vedere se li vede. Ok, ci dà errore, invalid blocca la linea 7, includes components header.html. Vedere cosa abbiamo toppato, forse è include. Ok, sì, non è includes al plurale, ma è include al singolare. Andiamo a vedere. Ok, come vedete qui ha preso il nostro header, non ha preso il colore. Andiamo a vedere come mai. Una C in più, quindi andiamo a correggere anche qui. Ok, come vedete appunto abbiamo il nostro header e il nostro footer. E un'ultima spiegazione per chiarire il concetto dei blocchi. Ad esempio, torniamo qua nel nostro index, appunto abbiamo messo il nostro appunto loop, il nostro codice comunque all'interno del blocco. Mettiamo che io prendo questo secondo loop appunto dei post non pubblicati e lo porto fuori dal blocco. Copia, lo cancelliamo qui, lo andiamo a mettere qui. Se lo porto fuori dal blocco, ritorno qua, post non pubblicati, aggiorniamo, come vedete post pubblicati non c'è più, appunto perché all'interno del base HTML lui carica solo gli elementi presenti nel block content. Se volessi farlo apparire ma non dentro il block content, dovrei creare un secondo blocco. Possiamo chiamarlo come vogliamo, block ciao per dire. Poi chiudiamo il nostro blocco sempre tramite end block, torniamo nell'index e mettiamo post non pubblicati nel block ciao, quindi block ciao e end block. Quindi aggiorniamo, ops, altro errore di battitura probabilmente. Ok, sì, qua devo mettere la percentuale nel posto giusto. Proviamo. Ok, come vedete post non pubblicati è apparso. Ora, come vedete appunto post pubblicati è sopra e post non pubblicati è sotto all'interno dell'index. Ma se io sposto block ciao sopra block content, dovrei vedere i post non pubblicati sopra invece che sotto, nonostante nell'index appunto siano sotto. Questo appunto perché esattamente come vedete si sono spostati proprio perché appunto il blocco nel base HTML che noi abbiamo esteso all'interno del file index è stato spostato. Quindi, fatto questo, direi che il nostro block ciao possiamo anche toglierlo, visto che era solo di esempio. Ci mettiamo il nostro post, no, ma anche i nostri post non pubblicati, possiamo anche cancellarli, visto che ormai non ci servono più, erano solo di esempio. Li cancelliamo anche da qui, perché poi nel prossimo tutorial invece andremo a impaginare come Dio comanda questa pagina appunto, e quindi vedremo come richiamare dei file CSS, eccetera. Per questo tutorial è tutto, se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo tutorial.